Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Essere leader nell'informazione locale significa molto di più che diffondere notizie. Significa essere vicini, conoscere, interessarsi e amare appassionatamente i territori che serviamo. Netweek, la voce autentica della tua città. Buongiorno, ben ritrovati e buona domenica. Piazza Maggiore Gremita ieri sera per lo spettacolo Marconi Live, una delle iniziative per rendere omaggio a Guglielmo Marconi a 150 anni dalla nascita, promosse dal Ministero della Cultura, dal Comitato Marconi 150, da Cinecittà e Archivio Luce. Presente anche il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha detto Bologna l'ha valorizzato troppo poco in passato. Vediamo. Ecco, un'atmosfera suggestiva qui in Piazza Maggiore per rendere omaggio a Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi è un grandissimo italiano, ma soprattutto un grandissimo bolognese. Questa sera faremo uno spettacolo un po' particolare. Dopo ci sarà la proiezione di due episodi della serie, però prima con Luca Tommasini ci sarà una grande coreografia fatta con immagini proiettate, fatta con dei ballerini e degli artisti fantastici che vengono da tutto il mondo, un po' per parlare a tutte le generazioni, perché ci siamo dati come compito questo, parlare dal punto di vista scientifico di Marconi. Faremo grandi mostre, stiamo facendo grandi eventi, però cercare di arrivare a tutti, per cui sia ai bambini che ai ragazzi che possono comunque interessarsi a Marconi guardando questo spettacolo che ritengo molto suggestivo, sì. Marconi ha cambiato il mondo e non è un modo di dire, televisione, radio, tutto quello che abbiamo oggi nasce da Marconi, non a caso anche grandissimi personaggi nel nostro tempo quando ne parliamo sono disposti a fare convegni, a scrivere sulle pubblicazioni che stiamo facendo, ne riconoscono tutti la grandezza, è un peccato che fino ad oggi la sua città non l'abbia riconosciuta abbastanza, anche perché può essere sicuramente un modo per attirare turisti. Guardiamo cosa fanno tante altre città, insomma, con i loro grandi personaggi. Quindi l'iniziativa che vede anche Cinecittà, diciamo, protagonista. Cinecittà è stata protagonista anche non solo per la messa a terra di tutta questa organizzazione, ma anche per l'archivio Luce. Vedrete anche tante immagini del nostro archivio, che ne abbiamo tanti di filmati storici dell'epoca di Marconi, abbiamo tante foto e poi soprattutto sentirete la voce della sua figlia Elettra, che è molto emozionante, che racconterà come la prima volta suo papà stabilì una connessione, era molto lontano da lei, e lei sentì la voce dal telefono che la salutava. Diciamo che ci siamo sentiti in colpa dal momento che ci hanno chiamati, perché omaggiare un genio del genere è difficile per qualcuno che fa il mio mestiere o che fa quello che fa spettacolo. Ci abbiamo messa tutta per omaggiarlo nel modo più alto possibile, la città si è messa a disposizione, purtroppo il cielo e Dio meno, perché è stato un inferno tra il caldo, la pioggia, i fulmini e saette, e i camion che sbandavano e cadevano, però noi insomma ce l'abbiamo messa tutta chiamando delle eccellenze, soprattutto le eccellenze per le proiezioni, per i laser e degli esseri umani speciali, alcuni vengono, c'è un ragazzo dal Bolshoi, una dalla Royal Ballet di Londra, c'è un campione mondiale spagnolo del pole, quindi sono sette elementi fisici, artisti, che creano qualcosa di impossibile. Abbiamo giocato su questa impossibilità di fare qualcosa, quindi del grande sogno che lui ci ha insegnato a sognare e a raggiungere qualcosa di incredibile. Molti disagi all'aeroporto Marconi di Bologna in seguito al crollo informatico che all'alba di venerdì ha colpito le piattaforme di tutto il mondo, con conseguenze anche sugli aeroporti. Molte le persone in partenza che hanno dovuto dotarsi di pazienza, bivaccare per ore e ore in aeroporti, attendere l'arrivo dell'aereo, come testimoniano le immagini. Vittima dei ritardi di voli anche la nostra collega Maria Elena Mele, che ieri sera doveva partire alle 21.55 con un volo Ryanair per Olbia ed è partita dopo l'una di notte. E parliamo di viabilità, perché per i lavori del tram da domani e per le prossime due settimane sarà chiuso viale Aldo Moro, nel tratto compreso tra via Stalingrado e piazza della Costituzione. Dal centro alla periferia, il cantiere del tram a linea rossa si sta impossessando di Bologna.
E lo si vede per i divieti, le strade chiuse o a percorso alternato che vivono ogni giorno gli automobilisti. E di sicuro non mancheranno i disagi anche domani e per le prossime 2 settimane, quando verrà chiusa via Aldo Moro nel tratto compreso tra via Stalingrado e piazza della Costituzione, un arco temporale che il comune definisce limitato e nel corso del quale si andrà a lavorare sui sottoservizi trasversali, fa sapere l'amministrazione. Una misura che, se da un lato comporta inevitabili disagi, dall'altro permette di risolvere le interferenze nel minor tempo possibile, scrive in una nota il Comune. Il traffico in entrata su Viale Aldo Moro sarà deviato. Per chi proviene da via Stalingrado sarà possibile svoltare in piazza della Costituzione fino a raggiungere Viale Aldo Moro all'altezza di via Serena. Di contro, chi viene da Viale della Fiera per effetto della deviazione percorrerà piazza della Costituzione fino all'intersezione con via Stalingrado. Conclusa questa fase, Viale Aldo Moro tornerà ad essere percorribile in entrambe le direzioni in una corsia per senso di marcia, conservando per ancora una settimana l'interdizione della parte terminale di incrocio con via Felicori. Sempre sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale si dice soddisfatta per come sta andando la fase sperimentale dei New Jersey posizionati su Viale Pietramellara per impedire la sosta in doppia fila davanti alla stazione centrale. I New Jersey stanno dando buoni risultati e il loro utilizzo proseguirà per verificare la tenuta del sistema anche alla luce del maggior passaggio dei bus dovuto all'avvio dei lavori del tram in centro storico, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Simone Borsari rispondendo ad un'interrogazione presentata da Manuela Zuntini di Fratelli d'Italia. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso di un 41enne marocchino trovato cadavere ieri sera in un albergo di Casalecchio. L'uomo residente a San Giorgio di Piano era disoccupato e pare avesse gravi problemi di salute. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Casalecchio. Colpo del Bologna, formalizzato l'acquisto dal Tolosa dell'attaccante Dallinga, potrebbe già essere domani in Italia. Morton Cirkzee se ne fa subito un altro, anche se non sarà così facile data la stagione sublime dell'olandese dalla chioma volante. È olandese però anche il suo sostituto, che il Bologna ha scelto in queste ore da pressoché la stessa età, 23 anni, Thijs Dallinga, dal Tolosa. Ragazzone dal gol facile, sia di piede che di testa, dall'assist altrettanto agevole, il cui score, per la verità eccezione fatta per l'ultima stagione appunto, era pure assai meglio di quello di Cirkzee. Fatto sta che il Bologna con 15 milioni più bonus l'ha comprato di brutto. Dallinga ha fatto innamorare a suon di gol, senza tanti fronzoli o ghirigori, ma è pure assai dotato da un punto di vista tecnico, sia i tifosi olandesi che quelli francesi. Storiche per esempio le 33 reti che ha realizzato nella Serie B olandese, 33 come gli anni di Cristo, ma per esempio da quando è il Tolosa ha realizzato in 86 partite 37 gol. Nell'ultima stagione 23-24, 19 i gol tra campionato, Europa League e Coppa Nazionale. Insomma, noi per lui il soprannome già l'abbiamo, Dallinga Z, in onore dei manga di Gonagai. Restiamo allo sport, il basket con la Virtus che ha ufficializzato il roster per la prossima stagione con la stella Clyburn, mentre da Israele arrivava la notizia poi smentita di una accordata intenzionata a rilevare la maggioranza del club. Sentiamo. Nella serata di ieri la Virtus ha ufficializzato il nuovo roster per la stagione 2024-2025. Ci sarà Clyburn, nome principale del mercato estivo bianco-nero. Fra le novità anche il Play Morgan, eletto fra i migliori giocatori dell'ultima Eurocup. Non ancora nella lista, ma un ulteriore innesto sarà anche Tucker da Venezia a completare l'organico. Questa è la risposta del club bianco-nero dopo settimane di silenzio e attesa da parte dei tifosi. Annuncio che è arrivato al termine di una serata convulsa con voci contrastanti dal punto di vista societario. Prima la notizia di una cordata israeliana con soci anche americani pronta a rilevare le quote di Zanetti e a diventare quindi azionista di maggioranza della Virtus, affiancando Gherardi che detiene il 45%. Più tardi, nel lungo sabato sera bianconero, la smentita. Virtus Pallacanestro Bologna, in seguito ad alcune notizie riportate su alcuni media nazionali e internazionali, comunica che non è in atto alcuna cessione delle quote societarie e non c'è nessuna trattativa in essere.
Questo è il comunicato della Virtus. In attesa di eventuali nuovi sviluppi sulle vicende societarie, si riparte da una squadra che ora c'è. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di truffe. Truffe online è un fenomeno sempre in crescita, con malviventi sempre pronti a rubare i dati sensibili delle persone. Sentiamo. Nel 2023 gli episodi di truffe e frodi online, emerge dai dati della Polizia Postale dell'Emilia-Romagna, sono stati 1796. Prevalgono i reati legati all'e-commerce, al trading, alla phishing, ma non mancano le truffe nel settore immobiliare e quelle a carattere sentimentale. Un'altra tecnica che prende sempre più piede, segnala la dirigente Maria Cristina Fagone, è quella dello spoofing, con cui i criminali inviano messaggi alle vittime, spacciandosi ad esempio per la loro banca o per le poste, e così facendo le inducono a fornire loro dati sensibili. Il dato più prezioso per i criminali sono praticamente i dati personali, cioè sembra praticamente un gioco di parole, ma è così. I dati sensibili che noi diamo alla rete in mille modi ogni giorno, ovviamente sono un bene prezioso, perché può essere poi monetizzato in modi ovviamente illegittimi da parte della criminalità. Quindi il consiglio che noi diamo è, ai fini preventivi, ovviamente cercare di non diffondere o di evitare di diffondere le informazioni che possiamo non diffondere, ecco, di limitare e soprattutto di autoproteggerci, lo diciamo sempre. Esistono delle buone prassi che possono essere utilizzate e che si chiamano, prendono il nome di cyber igiene come termine generico, che consentono di tutelare praticamente la nostra privacy e di tutelarci, perché ci danno delle indicazioni di massima, delle buone prassi che possono essere utilizzate per limitare i rischi che comunque sono insiti nell'utilizzo del dispositivo informatico. I dati sulle truffe online sono stati forniti nel corso della presentazione della nuova iniziativa della Polizia di Stato Pillole di Cybersicurezza, un progetto che coinvolge l'aeroporto di Bologna, il centro commerciale Gran Reno e l'Unipol Arena. Si tratta di intercettare il maggior numero di utenti attraverso la diffusione di brevi messaggi video informativi realizzati dalla Polizia Postale sui rischi delle frodi online. Riparliamo della situazione all'ex CRB, dove nei giorni scorsi si è sviluppato un incendio all'interno di una struttura fatiscente. I residenti nella zona da tempo chiedono che tutta l'area venga ristrutturata e che vengano allontanati spacciatori e balordi che vi stazionano. La neonata associazione Viviamo Bologna ha scritto una lettera a Comune, ASL e Vigili del Fuoco per chiedere interventi. L'ex CRB è in costante pericolo di incendio, chiediamo di intervenire, è l'appello lanciato dall'associazione Viviamo Bologna APS, recentemente costituita, a Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, ARPAE. Lo scorso 16 luglio all'interno dell'area abbandonata si è sviluppato un incendio che poteva espandersi se non fossero intervenuti celermente i Vigili del Fuoco. L'associazione segnala che il centro sportivo è stato lasciato in completo stato di abbandono, senza manutenzione e vigilanza, diventando luogo di intrusioni, vandalismi e incendi. Il verde è ridotto ad una giungla di piante rinsecchite. Questo stato di abbandono, continua l'associazione, costituisce un rischio concreto di incendio che potrebbe determinare gravi danni, per cui occorre intervenire con tempestività. Il verde interno del centro e quel che ne rimane dei campi da tennis in terra rossa è ridotto a una giungla di piante rinsecchite con forte pericolo di incendio. Le grondaie in rame sono ormai state tutte divelte e trafugate, col rischio della stabilità dei tetti degli edifici. Le vetrate sono tutte infrante e il sistema antincendio è fuori uso. Tale stato di abbandono, la giungla di piante rinsecchite, l'assenza di dispositivi di antincendio e l'attuale frequentazione di soggetti poco raccomandabili costituiscono un grave potenziale rischio concreto di incendio che potrebbe determinare gravi danni alle cose e alle persone. Siamo al termine della settimana più calda dell'anno. Le previsioni danzate che ora vi proponiamo parlano di un leggero miglioramento. Vediamo. Fine settimana, di una settimana tra le più calde di questo 2024, la prossima settimana ci attenderà un po' di refrigerio. Con il nostro meteo ballerino Gerico vogliamo sapere che cosa ci riserva le prossime ore. Sì Gianfranco, l'ultima settimana di luglio sarà caratterizzata da caldo più normale,
per la temporanea estensione della saccatura atlantica all'Europa centro-orientale e il contemporaneo intervento da ovest dell'anticiclone atlantico. Lo scotto da pagare sarà qualche temporale localmente intenso anche attorno a metà settimana. Sono attesi diffusi, ma potrebbero localmente presentarsi anche temporali intensi, accompagnati da grandinate. Le temperature massime saranno in generale diminuzione. Quindi grazie a Gerico, vedete che il caldo fa ancora i suoi effetti, d'altronde il meteo ballato è una delle caratteristiche, diciamo, delle conseguenze del caldo. Grazie anche alle due ragazze che non si vedono veline che ci hanno permesso di fare una scenografia decente di questo meteo. Grazie Gerico. Ciao. Con queste previsioni si conclude questa edizione del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi, tutti voi una buona giornata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.